bombardano di notte, se un palazzo prende una bomba, un missile, muoiono subito le persone. E questo è il terrore. L'Ucraina da sola non ce la fa, l'economia non esiste più. Ci domandiamo come non ci siano ingenti spese per la sistemazione di queste persone, per questi sfollati. La guerra in Ucraina è arrivata al suo 15° mese. I bombardamenti russi colpiscono Kiev e le altre città costantemente. Gli attacchi dei droni tutte le notti costringono gli abitanti di Kiev a restare svegli, con un impatto psicologico devastante. Lì c'è la mia famiglia, c'è la madre, sorella, e quelli già da settimane dormono nei corridoi, nei bagni, nei posti più sicuri. Non possono dormire per 3 settimane, la situazione è molto difficile. Bombardano di notte, se un palazzo prende una bomba, un missile, muoiono subito le persone. E questo è il terrore. Terrore che non ha fini militari, perché non lo so cosa bombardano, ma la gente è terrorizzata, preoccupata, è un mese molto difficile. Una mia amica che ha 2 figlie ha detto basta, voglio dormire. Ha chiuso bene le finestre, le porte, le persiane, ha messo il materasso nel corridoio, ha spento tutto internet e ha dormito la notte. Perché non riesce a sopravvivere sempre in una tensione, devi rilassarti in qualche modo. E per questo c'è tanta gente che ignora adesso gli allarmi. Non posso immaginare come cresceranno i bambini, perché per loro sarà per sempre questo trauma. Adesso sono uscito un po' dal paese, ma gli allarmi li sentivo nel rumore dell'autobus che passava a Roma, perché ha un rumore piccolo, un po' che mi ricorda l'allarme. L'Ucraina non ce la fa da sola dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista umanitario. La distruzione della diga di Kakhovka ha provocato allagamenti di città e villaggi ed una nuova massa di profughi verso ovest. All'interno del Politecnico di Leopoli, che è una struttura universitaria, una delle più grandi d'Europa, che ospita circa 40.000 studenti, all'interno di un parco centrale di Leopoli, nelle palestre appunto del Politecnico trovano ospitalità circa 250 sfollati interni, rifugiati di guerra in Ucraina. Le condizioni di vita sono totalmente inaccettabili, è sicuramente una delle situazioni molto dure che affrontiamo con le nostre missioni di Medcare in Ucraina. Sono delle palestre messe a disposizione con la buona volontà di un professore del Politecnico e del rettore, ma dopo 15 mesi di guerra le persone ancora vivono nei letti, nelle palestre, sono separate da dei teli con condizioni igieniche molto molto precarie, e quindi sicuramente è una situazione non confortevole, anche perché la vulnerabilità delle persone psicologicamente che abbiamo incontrato è davvero davvero difficile. È uno dei luoghi in cui i nostri sanitari sono richiesti molto di più. Dopo 15 mesi non è accettabile questa cosa, le persone dovrebbero, il tessuto sociale dovrebbe aver cercato di assorbirlo, quantomeno aver creato una situazione quantomeno dignitosa per queste persone, quindi con magari cittadelle modulari, quei classici campi profughi governativi che vediamo in altre parti d'Europa o del mondo. Missile antimissile costa 3 milioni di euro e l'Italia con la Francia ci ha regalato 700 di quelli. Però è diminuita molto nei chili, nei pacchi degli aiuti umanitari, e per questo si vede la mancanza degli aiuti. Queste persone sono molto molto vulnerabili, continuano a essere tantissime gli sfollati, solo nella regione di Leopoli sono circa 250.000, quindi un numero davvero importante. L'Ucraina da sola non ce la fa, l'economia non esiste più, perché tanti si sono sfollati, tanti sono nell'esercito.
Praticamente oggi viviamo con gli aiuti umanitari del mondo. Ci sono tantissimi soldi per la ricostruzione di questo paese, che è naturale ed è comprensibile, ma ci domandiamo come non ci siano ingenti spese per la sistemazione di queste persone, per questi sfollati. Semplicemente gli basterebbe, per esempio, avere un sussidio per pagarsi i medicinali, avere una casa e non dormire nelle palestre o in luoghi di fortuna per così tanti mesi. C'è un cambiamento importantissimo, e da quella situazione di emergenza molto importante siamo passati a una situazione stabile nelle condizioni cattivissime.